Torniamo al caso della compagnia aerea di cui si è parlato nella parte relativa ai futures e si supponga di voler coprire il rischio senza annullare i potenziali benefici. Si consideri dunque un'opzione call strike $100. Supponiamo che all'inizio del periodo, ad oggi, quando io vado a fare l'operazione di copertura sul potenziale costo futuro del barile di petrolio, supponiamo che il costo sia 100. Quindi se andassi adesso sul mercato fisico del petrolio, potrei comprare 10.000 barili di petrolio pagandoli $100 l'uno. Il mio problema è che cosa succede domani, se il prezzo del petrolio sale, e quindi io sarò costretto un domani ad andare sul mercato a comprarlo a un prezzo più alto. Allora dobbiamo rappresentare graficamente la cosiddetta linea del rischio aziendale, che è questa linea discendente. Perché? Sull'asse orizzontale abbiamo il prezzo del carburante alla scadenza, quello che io spenderò domani quando andrò a comprarmi il carburante sul mercato al prezzo che ci sarà in quel momento. Sull'asse verticale non abbiamo tanto un guadagno o una perdita, ma possiamo, non è neanche corretto tanto beneficio-perdita, diciamo risparmio o maggiore costo, ok? Questo è un po' il concetto che dovete immaginarvi sull'asse verticale. Okay? Se il prezzo del carburante a scadenza è 150 e io non ho fatto niente, io ho una perdita, o meglio un maggior costo e quindi un maleficio, diciamo così, sulla mia azienda di $50 al barile. Quindi sono in zona negativa, ho un costo più alto e quindi per me è una perdita. Se invece a scadenza il prezzo del petrolio è $50, ho un vantaggio perché lo vado a comprare a 50 e ho risparmiato $50, che è questa distanza verticale. Questo esprime il risparmio, che è questo il maggiore costo e questo è un risparmio, d'accordo? Allora, vedete bene che io come compratore del bene, adesso questo grafico qui è stato un po' stiracchiato, questa linea avrebbe dovuto essere 45 gradi, anche se non mi sembra che sia proprio così, no? È stata un po' stiracchiata la figura. Comunque, immaginate che sia 45 gradi la linea, no? Io come compratore ho un beneficio in tutta la parte a sinistra del prezzo corrente del sottostante e ho una perdita in tutta la parte destra. Qualunque sia il movimento verso destra, per me è un extra costo del quale dovrò tenere conto. Okay. Come faccio a neutralizzare l'eventuale salita senza perdermi l'eventuale beneficio della discesa? Compro un'opzione call. Perché io potrei idealmente, fatemi fare una cosa, perché non mi dà la possibilità di disegnare? Ah, abilità modifica. Ok. Io potrei, a fronte di questo rischio, comprare un futures. Ok? Questo sarebbe la rappresentazione grafica di una posizione long sul futures quando il prezzo del petrolio all'inizio è $100. Poi non so, lo pago 105, allora va leggermente più su. Ok? Perché io quei 5, scusate, leggermente più giù, perché quei $5 io comunque li pago, per me sono un costo. Okay? Che cosa otterrei con questa operazione? Questo è il mio rischio, la linea discendente, facciamola, vediamo se riesco a farla rossa. Ok, questo è il mio rischio, rischio aziendale. Io lo posso neutralizzare in due modi, o con un futures o con un'opzione. Se lo neutralizzo con il futures, la linea nera, che pago 105, che è il costo, il futures ha un costo, vi dicevo, perché non è tanto importante, il futures ha un costo che comunque è più piccolo rispetto all'opzione. Diciamo che costi $5 al barile il futures, ok? Quindi 105 fondamentalmente è il mio costo, non 100, perché io devo mettere in conto che i 5 in più che pago oggi sono un costo per l'operazione di copertura. Ma se a scadenza io vado sul mercato e lo compro a 150, ho incassato 50 di differenziale, 45 in realtà perché sono partito da 105, quello che ho pagato,
E quindi che cosa succede? Che compro il fisico a 150, ne ho incassati 45, ok, di cash, come saldi quotidiani sommati algebricamente giorno dopo giorno, è come se lo pagassi 105. Ma se il prezzo scende e va a 50, io vado sul mercato fisico, compro il petrolio a 50, ma nel frattempo ho pagato il differenziale, la discesa, cash giorno dopo giorno dopo giorno dopo giorno, e quindi alla fine ho speso quei $50 in saldi quotidiani sommati progressivamente. Quindi ho perso $50 cash, avevo pagato 105 il futures, ho perso $55. Quindi lo compro a 50 sul mercato fisico, ho perso $55 nel tragitto, è come se lo pagassi 105. Quindi in sostanza, alla fine, con il futures, il mio costo finale della merce è sempre 105, cioè perdo $5. È chiaro il concetto? Quindi lo devo mettere qua, no? No, scusatemi, il punto di... Allora, a $100 io sono a meno 5 in realtà. Se anche a scadenza il prezzo del petrolio è 100, io vado sul mercato fisico, lo compro allo stesso prezzo che avrei potuto comprarlo oggi, ma nel frattempo avevo pagato 105 il futures, ho perso $5. Quindi qualunque cosa succeda, io a scadenza ho perso $5, cioè spendo $5 in più per comprare il petrolio. Questo va bene se il petrolio è salito, ma va male se il petrolio è sceso, come vi dicevo prima. Ok? Che cosa cambia se compro la call? Cambia che la pago di più, magari $15, la call con strike pari esattamente al prezzo corrente del sottostante. Se comprassi una call 120 la pagherei di meno, quindi questa linea orizzontale sarebbe più su. Okay? Questo è il mio payoff. Se a scadenza ho sbagliato, tra virgolette, a fare la copertura, ma non potevo saperlo all'inizio, la copertura non era necessaria, il prezzo è sceso, questo costo non mi viene restituito e quindi è andato perso, non c'è niente da fare. Se io invece di comprare la call 100 avessi comprato una call 120 o 150, l'avrei pagata di meno, il mio costo fisso sarebbe minore, l'avrei comunque, ma comunque sarebbe una perdita minore. Quindi questa linea verticale si sposterebbe verso l'alto, d'accordo? Allora, restiamo al caso dell'opzione cosiddetta at the money, strike corrispondente con il prezzo corrente del sottostante. Compro la call 100, la pago $15. Che cosa succede se a scadenza il petrolio è $150? Succede che io me lo faccio consegnare a $100, ok? Quindi, attenzione, io esercito il diritto, mi faccio consegnare 1000 barili di petrolio a $100 l'uno. Ma siccome ho speso $15 per avere quel diritto, è come se spendessi 115, e quindi qual è il mio beneficio? $35, cioè ho risparmiato $35 al barile. Il valore verticale di questa linea a 45 gradi, in corrispondenza dei $150, per il fatto che non partiva da 100, non partiva dall'asse X in corrispondenza del punto 100, ma partiva da meno 15 in corrispondenza dei $100. Quindi siccome questa sale in proporzione 1 a 1, se sono partito da meno 15, quando arrivo a più 50 sono a più 35. È matematica, no? Però ho risparmiato $35 al barile, che non è assolutamente male. Che cosa succede se l'operazione non era necessaria perché il prezzo è sceso ed è andato a $50? Succede che io non esercito il contratto, non mi faccio consegnare a 100 qualcosa che posso andare sul mercato a comprarmi a $50. Okay? Lascio scadere il contratto, lo lascio morire, il contratto scade, viene ritirato dalle contrattazioni, non viene regolamentato perché non è conveniente per me come compratore, ho perso $15. Vado sul mercato cash, compro 1000 barili di petrolio a $50 l'uno, è come se li pagassi 65, ma 65 è meglio di 100. Okay? Quindi col futures io avrei fissato il costo a 100 e non solo, avrei perso i $5 del costo del derivato e quindi l'avrei pagato 105. Con l'opzione lo pago 65. Quindi vedete che la call permette di neutralizzare il rischio se è necessario, perché il sottostante va nella direzione sbagliata, e
permette di mantenere buona parte del beneficio se il sottostante va in direzione favorevole. Okay? Va da sé che i 15 dollari io comunque li perdo, quindi che a scadenza il sottostante sia tra 85 o 115 per me non cambia assolutamente niente. A me cambia se a scadenza siamo oltre i 115 o se siamo sotto gli 85, perché sopra i 115 ho risparmiato soldi grazie al contratto di copertura, sotto gli 85 risparmio soldi a prescindere dal contratto di copertura. Ok? Combinando questi due payoff salta fuori un grafico risultante, perché se noi sommiamo verticalmente tutti i punti delle due curve, delle due linee, in realtà delle due linee, una retta e una spezzata, otteniamo un determinato profilo che è questo, il payoff risultante, questo profilo qui. Ok? Allora, abbiamo la linea del rischio aziendale che è questa linea tratteggiata discendente, abbiamo una long call strike 100 pagata a 15 dollari, se a scadenza siamo a 150 dollari, noi abbiamo il diritto di farci consegnare a 100 dollari la merce, abbiamo pagato 15 dollari quel diritto, abbiamo perso, ma in realtà è un extra costo, di 15 dollari per barile di petrolio. Se siamo a 200 dollari non cambia niente, noi ci facciamo consegnare 1000 barili a 100 e l'unico risultato economico che abbiamo è meno 15, quindi è come se lo pagassimo 115, ma 115 è molto meglio di 200. Okay? Cosa cambia nella direzione contraria? Cambia che fino a 85, 100 meno i 15 che ho speso, io ho un recupero soltanto parziale di vantaggio. Okay? Perché se il petrolio a scadenza è 90 dollari, per dire, io vado sul mercato, me lo faccio consegnare, lo vado a comprare a 90 dollari, non me lo faccio consegnare a 100, me lo vado a comprare a 90 dollari, è come, ma siccome ho pagato 15 dollari per quel beneficio, è come se lo pagassi, ho detto una sciocchezza, a scadenza se il petrolio è 90, io vado sul mercato e lo compro a 90 dollari, ok? Sì, ho speso 15 dollari per avere quel diritto, è come se lo pagassi 105, non più 115, ma 105, quindi ho un extra costo comunque. A 85 dollari vado in pareggio, perché vado in pareggio rispetto al prezzo iniziale, ovviamente, no? Io all'inizio avrei potuto comprarlo a 100 dollari, ma non lo volevo avere subito fisicamente in tasca, volevo comprarlo a termine. Allora ho fatto in modo di farmelo consegnare a termine a 100 dollari dovunque fosse a scadenza. Se a scadenza siamo a 85, noi andiamo sul mercato fisico, lo compriamo a 85, ma è come se lo pagassimo 100 dollari, quindi siamo a pareggio fondamentalmente rispetto al punto di partenza. Se a scadenza il petrolio vale 50 dollari al barile, costa 50 dollari al barile, noi andiamo sul mercato, lo compriamo a 50 dollari al barile, ma siccome avevamo comprato una call che non ha senso esercitare e abbiamo pagato un premio che è andato perso, di 15 dollari al barile, noi è come se lo pagassimo 65, ma rispetto al prezzo iniziale di 100 ne abbiamo recuperati 35. Quindi abbiamo risparmiato comunque 35 dollari per barile. Quindi vedete che il payoff risultante ha questa forma qui. E non è una forma qualsiasi, ma è, torno indietro, una opzione put. Cos'è un'opzione put? Allora, l'acquirente o compratore holder di una opzione put paga un prezzo per acquistare il diritto di vendere una certa quantità di un certo bene sottostante a una certa o entro una data specifica a un certo prezzo definito dal contratto. Se torniamo al grafico del CORN, per esempio, e come del resto avevamo visto la volta scorsa nel caso del petrolio, in ogni fase di mercato, indipendentemente da quale direzione stia prendendo il prezzo, c'è qualcuno che è contento, c'è qualcuno che è scontento. Nel caso di beni fisici, quando il prezzo sale sono contenti i produttori e sono scontenti i compratori, e viceversa, quando il prezzo scende festeggiano gli acquirenti, i clienti, e piangono i produttori. Okay.
Quindi per un produttore il rischio è che il prezzo scenda generalmente, no? Che il prezzo di mercato della merce scenda, perché quando uno produce una merce che è regolata, che è quotata sul mercato e quindi è il mercato che fa il prezzo di quella merce e quindi lui deve sottostare un po' al valore del mercato, se il prezzo scende ovviamente per lui rappresenta uno svantaggio e quindi deve coprirsi dalla discesa, dalla potenziale discesa del sottostante, non necessariamente, cioè al contrario rispetto a chi deve comprare la merce, che deve proteggersi dal costo di discesa. Quindi come funziona? Si stabilisce a priori il prezzo al quale si venderà la merce. Quindi stabilisco oggi che fra X settimane, mesi, anni venderò 100 tonnellate di mais a $425 per tonnellata. Dovunque sia andato, se scadenza è $300, il problema è di chi si è messo dall'altra parte del contratto, perché io ho il diritto di vendere 100 tonnellate a $425 e se io ho il diritto di vendere 100 tonnellate a $425, dall'altra parte c'è qualcuno che ha l'obbligo di comprarle quelle 100 tonnellate a $425 l'una. Quindi la put è un contratto con il quale si paga un prezzo per acquistare il diritto di vendere una certa quantità di un certo bene sottostante a una data specifica futura e a un certo prezzo definito dal contratto. Se la guardiamo dal punto di vista di chi la detiene fino a scadenza, un'opzione put è un contratto assicurativo che può essere usato ad esempio per proteggere un investimento azionario, un'operazione piuttosto popolare sui mercati, dal rischio di una forte caduta del prezzo, dando all'holder, il titolare della put, il diritto di liberarsi delle azioni a un prezzo maggiore di quello corrente di mercato anche dopo un crollo. Supponiamo ad esempio di voler comprare le azioni della società XYZ a €10 ciascuna e di voler fissare un massimo rischio potenziale a €1 per azione. Comprando un'opzione put strike 9, compriamo il diritto di vendere le nostre azioni alla controparte a €9 ciascuna a una certa data futura o entro quella data. Così facendo ci copriamo dal rischio di una forte caduta dei prezzi, perché se ad un certo punto il prezzo dell'azione crolla a 5, noi abbiamo il diritto di venderla a 9, limitando così la perdita a €1 per azione più ovviamente il prezzo pagato per comprare l'opzione. C'è sempre un costo nelle opzioni che non viene restituito neanche in caso di esercizio e che quindi è un costo fisso che va messo in conto fin dall'inizio. Il writer, che è la controparte, deve sottostare all'obbligo nei confronti dell'holder, quindi se l'holder decide di esercitare, la controparte non può rifiutarsi di sottostare all'esercizio del compratore. Valore a scadenza di una put regolata per contanti, attenzione per contanti, prima l'avevamo visto quello di una call regolata per contanti, qui vediamo il valore di una put regolata per contanti. La put rappresenta un beneficio soltanto se il prezzo scende, se il prezzo rimane stabile o sale, ovviamente la put non rappresenta alcun beneficio e quindi assume un valore tangibile, cioè il valore che corrisponde a quanto effettivamente è vantaggioso avere l'opzione in tasca, soltanto se il prezzo scende al di sotto dello strike. Quindi per qualunque valore a scadenza pari o superiore allo strike l'opzione vale 0, per qualunque valore inferiore allo strike replica verticalmente la distanza orizzontale tra strike e sottostante. Okay? Nel caso della call era una replicazione verticale della distanza spot meno strike. Okay? Nel caso della put è una replicazione verticale di strike meno spot, perché si va sotto lo strike e la distanza positiva è se si fa strike meno spot. Se lo spot è qui a scadenza, prendo questa distanza orizzontale, la proietto in verticale e ho il valore dell'opzione put a scadenza. Quant'è il payoff allora di chi ha comprato la put? Se il sottostante a scadenza è pari o superiore allo strike, perde il premio per intero. Okay? Qualunque cosa succeda sopra lo strike o al limite anche a livello dello strike, non si esercita il diritto, perché non ha senso vendere, esercitare il diritto di vendere a 100 qualche cosa che vale 100 o 105 o 110 o 120. Il valore del diritto è sotto
$100. Solo che sotto i 100 non vado immediatamente in profitto, perché prima devo recuperare il costo dell'operazione, no? Quindi vado progressivamente a un break even, che è posto a strike meno premio pagato, la linea è sempre a 45 gradi, al di sotto di strike meno premio vado in zona di profitto. Se stiamo parlando di roba regolata cash, questo è un grafico di profitto. Se stiamo parlando di roba regolata per consegna fisica, è un'entità di risparmio sul prezzo della merce rispetto al prezzo iniziale. Okay? All'inizio costava 100, è scesa a 50, avevo comprato una put strike 100, io la vendo a 100, ma ho pagato 15 quel diritto, è come se la vendessi a 85. E quindi ho recuperato, non so, $35 anziché 50, d'accordo? Quindi le opzioni sono contratti che permettono di stabilire il prezzo a priori al quale si comprerà o si venderà una merce, senza rinunciare, se non in minima parte, al beneficio di un eventuale movimento nella direzione favorevole. Una tabella riassuntiva che permette di, in un'unica immagine, riassumere i concetti. Long call, cioè comprare call, significa diritto di acquistare, quindi di farsi consegnare. Long put significa diritto di vendere, quindi di consegnare a qualcun altro. Le controparti, che sono quelli che fanno le short call e le short put, devono sottostare al volere del compratore. Quindi se il compratore di una call ha il diritto di comprare, qualcuno da qualche parte ha l'obbligo di vendergli quello che lui sta comprando. Quindi il venditore allo scoperto, scusate, di una call ha l'obbligo di consegnare la merce sottostante, di vendere la merce sottostante. Il compratore di una put ha il diritto di vendere, quindi di rifilare a qualcun altro la patata bollente. Quel qualcun altro ha l'obbligo di comprare, ha l'obbligo di farsi consegnare quella merce a un prezzo che è conveniente per chi sta esercitando la put, ovviamente, e non è conveniente per lui, che deve sottostare al volere del compratore.